E là ragazzi, salve a tutti e bentornati con questa nuova parte su Xenoblade Chronicles 3. Lo scorso è stato un episodio piuttosto tranquillo in realtà. Abbiamo esplorato un pochettino quello che c'era nella zona e siamo arrivati a un punto di sosta dove ci hanno spiegato altri tutorial. Questa cosa sembra infinita, ma adesso sappiamo che abbiamo anche la cucina da tenere sotto controllo che ci darà dei bonus. E infine abbiamo di nuovo le gemme. Quelle cacchie di gemme sono tornate dall'uno, le hanno un po' modificate, ma son tornate. Stanno continuando ad aggiungere roba, io non ce la faccio più. Allora, ci sarà molto, molto, molto da fare. Ah, tra l'altro, guardate, io posso creare usando le monete. Quindi, senza usare gli ingredienti, posso usare le monete direttamente. Le monete sono praticamente anche nelle schede. Sono degli antimateriali, praticamente. Cioè, te puoi usare le monete al posto dei materiali, sia qua che nelle schede. Comunque, qua ci sarà un bel po' da fare. Cioè, vedete, io posso fare anche volendo la mannaia d'acciaio al 2, pagando 4 monete d'oro. O bronzo, non lo so che cos'è quello lì. Penso oro. Pagando 4 monete d'oro non devo usare i materiali che mi mancano anche. Quindi sarebbe buono. Allora, io faccio un attimo una cosa. L'attacco, bene o male, potrebbe servirmi. Quindi io uno la faccio. E più che altro devo stare attento a non sprecare materiali. Devo stare attento a non sprecare materiali perché mi serviranno. Questo come faccio a cambiare? Niente. Posto. Cioè, ho solo quello. Perché i materiali mi potrebbero servire magari per qualche arma al 10. Cioè, arma, scusa. Per qualche cosa lì al 10. Allora, gli ho aumentato l'attacco, cioè gli ho messo l'attacco, quindi io farei la mannaia a lei. Toh, ciapa su. Ok. Per ora lasciamo così e andiamo. No, per l'appunto, quelle cose lì al 10 vorrei farle. Non c'è un modo per... Ah, ecco qua. Oh. Un po' di visuale, grazie. No, più che altro... A parte il voler salire di livello, e quindi dovrei farmare un pochettino almeno ad arrivare in pari. Cioè, sono indietro anche coi Wolf. Non so se è buona come cosa cambiare, salire troppo di livello perché siamo in 6. Dove che dovevamo andare? Non mi ricordo più. Da questa parte, no? E cioè, un po' vorrei salire di livello e arrivare sempre in pari con loro. Ma anche per un semplice fatto di uccidere bene i nemici. Beh, questi qua sono due speciali. Per favore non mi guardate male, grazie. Non mi picchiate. Tutto bene. Sto a posto. Parlo con questi qua, Sembra... Ma, a parte che sono fighissimi, vabbè. Ma i design sono migliorati, chiaramente. No, questi magari no, Quei Serpix. Grazie, ma... Rifiuto l'offerta del dottore. Però mi sembrano tipo di... C'era un nemico nell'uno. C'era un nemico nell'uno, era uguale. Ma non mi ricordo come si... Erano tipo dei behemoth. Sì, tipo dei behemoth strani. Cupola di stall. Questo perché è irato così? Perché c'era quel punto esclamativo? Non lo so. Adesso mi fermo anche a farmare un pochettino. Più che altro... Più che altro voglio stare sempre un po' sopra per non trovare difficoltà e magari anche se ci sono delle battaglie Hey, così li can I ammazzi. Boh, ask you non mi something? interessa essere overlivellato. It's special, isn't it? Your blade, I mean. Sometimes one part of it glows. Why is that? Oh, you can tell. That's amazing. It's hard Sì, not sì. to. Oh, right. Is it a secret? No, I can tell Dillo you. allora, dai! Niente. No, sai, c'è qualcosa che devo sapere. Ah, sì. No, perché una parte brilla. Sì, no, cioè, te l'ho chiesto, ti ho detto. È un segreto? No, posso dirtelo. E tira pugni.
quindi vari settori di addestramento, ognuno per un'arma, una tipologia di arma. Questa è tipo è fighissima. Non capisco cos'è quello. Sembra un martello. Però è tipo uno scettro. Ostia. Ok, quindi noi avevamo un'arma base. Noah, my man. Are you still playing around with that little toy? Bullettini. You might actually get somewhere with that. Oi, you deaf or what, Noah? Garvel? Noah, this is bad. Not even a peep. Don't need to pay us any attention. Oh, please. I wasn't ignoring you. Once I finish this set, we can chat. Well, what were you saying? Noah! For dead weight, you're a right snuffing peacock! Così. You slippery little mudder! Well, anything else? You snuffing weakling! Blast it all! Oh, you get it now! Quanto grosso la spa! Break it up now. Didn't know you could be so petty, Garvel. Ain't got no time for this musclehead. Wanna say that again? We'll settle this properly in tomorrow's trial. Move it! Noah, are you okay? Che è quella che avevamo già visto, no? La prova. Don't let it get in cui loro perdono. Guys like that are the first ones to snuff it in a real battle. No, I'm not worried about him. I really can't call my weapon though. I worry I'll end up being a burden. Never thought that here, not even once. Aspetta, nella battaglia lì c'era già l'arma? Mi pare di sì. It's just the truth. Quindi deve richiamare l'arma. To visit Riku, since it broke. The trial, it's tomorrow. I'm gonna need a new weapon for that. Cioè, tipo mondo di Tyon è la sua arma, credo. Magic sword, lucky seven. In distant past were seven legendary swordsmith pon. Over course of 7 years, forged sword from seven types of steel. No other sword like it in existing. E gliela danno a lui. Magic, lucky seven. Lance, pleased to give good cleave with blade and split clean in halves. Sure about that. Better not pull some, you break it, you bought it.
sneaky sort of deal. Riku would never dream. Just put all of heft into Mighty Swing. Weird ask. Sure. You want me to cut it? I'll cut it, I guess. Sì, sì, c'è la sua, è tipo una spada normale, sembra. Queen's beans. There's not even a nick in it. Sarebbe stato bello se si fosse rotto. Indeed, his most prized of swords. Even armor of Faranus gets sliced to itsy bits. I think I'll pass. Pass? So you not have need for? Yeah, ma perché gliela danno a lui? Cioè, tipo una spada dei sette maestri del vita, cioè. No, and friends to kick buckets? No, what the spark? Same as letting friends die. No, it's not. Come lasciare amici morire? Cannot survive. Sure, but I don't need to use your sword. Then why Noah not call Blade? It's not our choice. I just can't. False. Riku see through like transparent. Noah can call Blade. Just no big desire. Se vedete, Riku è un po' come, non so se solo loro possono richiamare Gladius o tutti. Noah. E in quel caso, cioè, la loro. Eccola lì. What the? All this time? Huh? If death is not option, should live. Only way is fight, like life depends. Thinking of self alone is way of coward. Though, Riku no feeling well. I'm afraid. Of fighting, you mean? Of this world. It's so brutal and relentless. And I'm afraid of what we might become. Mate. Oh ho ho! Riku knew Noah was hero material. Huh? It true this sword possess incredible power. Might even rob enemies of many much lives, yes. But only those who understand nature of terror have right to wield. Quoth Master Pon of Riku, anyhaps. So, if Noah can call Blade now, can still keep Lucky Seven, maybe in some kind of disguise. In different words, can turn it into sheath. Sheath? Can use it in fights like normal. But if ever push come to shove, time will come when Noah truly need Lucky Seven's strength. Then is only matter of drawing. When I truly need its strength. Exact. If Noah never lose sight of that feeling, one day such time surely come. That is, if I can master it. If felt a master, just give back. Can pick out different one. Ah, right. Please not to feel specially indebted to Riku. Just take. No need for overthinkings. Così. Okay. I accept your offer. Oh, and Riku? What is? Mind if I change the name? Ma fai quel cacchio che vuoi. Lucky Seven just isn't doing it for me. Che perché sette bello si usa scopa. Fai punti a scopa con quel sette bello, non è. Chiamalo sette di denari, non lo so, sai come vuoi. Non capisco perché gliela dà lui così a gratis poi. Ah, tu hai l'area da protagonista, sai? Sembri proprio il protagonista. So, what name did you end up picking? Huh? Name. Uh-huh. You don't want to say. Mamma mia, oh, Noah. Che palle che sei. No, it's not. Quindi che nome hai scelto? Ah, il nome. Sì. I'm getting strong emotional vibes. E sta zitto. I wouldn't say emotional. Ma dillo, ma che palle. Something I miss. Yeah. You know, you're the second one that's noticed this weapon. Really? Is that something special? It is. And the first? Who was it? She's me. Incredible. And we owe her our lives. Jorgen. Come si chiamava? Jorgrem.
Jorg. Colonia 9. Forse, anche lei ce l'ha con noi. Sembra, però non aveva il simbolo dell'infinito. Puoi cambiare l'orario. Va bene, grazie. Tema interessante come cosa, ci può stare. Normale più che altro, anche perché è sempre stato possibile e penso che anche qua ci saranno tipo dei nemici che appaiono solo in determinati orari, suppongo. Allora, questa mi sa che è una scala. Ecco, pulsanti premuti a caso. Via! Sì, grazie. La scala che scende magari possiamo anche evitarla, eh? Gentilissimi, comunque. Ottimo. Sta roba comunque delle scale che servono per scorciatoie e tutto è molto, molto strana. Non l'ho mai vista in nessuno Xenoblade. Quindi hanno voluto mettere sta cosa delle scorciatoie. Non ne capisco il motivo. Capirei se tipo fosse un puzzle ambientale, tipo. Però non è così. È una scorciatoia e basta. Però solitamente ci sono i teletrasporti, i viaggi rapidi. Ma cacchio, hai fatto vedere quelle scarpate? Yeah, agreed. What friends afraid of? I'm seeing signs of patrols. Was it Colony 4? Colonia 4. Colony 4. Quelle sono proprio le scarpe da Colonia 4. Led by a commander of great repute. Whole rest of Kevis acknowledge their superiority. Are you certain? Allora forse quella di prima era la Colonia 4. Right. Like Riku said. Dove c'è la tizia? Che avevamo anche conosciuto. Huh? Anyone feel that? A quake? No, it's over there. Ferronis. Guarda lì. Cioè, i ferroni sono proprio letteralmente delle basi. E poi mandano i Lavners. Sì, è sotto il loro effetto. Wait a minute. Us monsters. Noah, look. That's Ethel. You said Ethel. You mean Silvercoat Ethel. Esatto. Even in Agnes, the name has spread far and wide. Silvercoat Ethel, a veteran soldier unmatched in strength. People would whisper about how she fell three colonies at once with just 100 troops. Yeah, but this is Ethel. We know her name, so? So, she helped us out once before. Ma l'ha capito, no, che ce l'hanno tutti con noi? But kind. She could still help. Noah? Ci ha sparato addosso. It might not work, but Noah. It's all right. Ethel, it's me. Va bene, Noah. Noah from Colony 9. You know us. You saved us back at Colony 14. You grazed my blade. You must remember. You say I helped you in Colony 14. You did. Quello che ha detto. Really?
no recollection of helping. You! This is far from all right. It's pointless. Sorry. I thought I could convince her. Un'idea geniale. Taking cover. Bad move. Very well done, Ethel. I do so love your loyalty. Now, the enemy is before you. Chase them to the ends of the world. Not a single one of them can escape. Lui era proprio il simbolo dell'infinito, eh? Never seen this place before. Ok, mi sa che ci sarà da fare a botte. Porca miseria. Aspetta che rubo due robe. E lui aveva il simbolo dell'infinito proprio, quindi è sicuramente dov'è? Oh, ciao ragazzi. Oh, stanno apparendo cosi. Poi ne voglio uccelli. Buone un attimo. Aspetta. Grazie. Non ci voglio di combattere adesso. Lui sì. Yep, just keep him coming. No problem. Look out! Risky business. Doesn't help that their cannons are way too accurate. They shouldn't be able to see us from over there. How do they know location of Banana and friends? Beh, vi vede. The iris. Her red iris is doing this. It's relaying our exact position to her troops. Snuff this. Lads, 6 o'clock. Spock! Again. Ammazza anche loro. Vedi che tipo, allora l'arma di Lance è più basilare, più comune. L'arma di Tyon è già più particolare, no? Guys, pull back to the cave. What cave? We're sitting bunnets out here. In there we can take cover from the volleys. And after that? Think about that later. No plan B. I didn't have time. Sembra un po' come nel 2 che c'erano le gladius comuni e quelle leggendarie, no? Chi è che si è fermato? Ah. Black fog. Oh, really? Suddenly fog? Ah, no big deal. It'll hardly slow me down. I still have eyes on the prize. Se non sbaglio non poteva, non si poteva vedere, no? Attraverso la nebbia. La nebbia dovrebbe impedire di visionare. C'era già successo. Allora, vabbè, continuiamo un attimo di qua. Guarda, guarda quei nemici che vanno a 3 FPS. Per quale motivo? Ekites! Vabbè, io... io provo a ammazzarlo. Proviamo. E vediamo come va a finire, più che altro. Che questo qua non mi sembra tanto forte. Aspetta. Quello lì non mi sembra tanto forte, quindi penso che riusciamo a farlo secco abbastanza in fretta. È già morto? È morto? Ah. Ok. Sì, non pensavo così, così poco. Ma va bene. Vai, vai. Bim. Ma ti ho detto, tipo, guarda, non cambiare così, perché comunque la CPU è abbastanza buona e non è
non è completamente scarsa. Allora, più che altro io in questo momento non sto più facendo neanche caso ai... alla direzione in cui sono. Cioè, sto andando letteralmente a caso a colpire. Quindi magari mi posso perdere dei bonus che potrebbero essere importanti. Gli Inakis. Bellini. Là c'è il Giga Inakis. Questi li lascerei un attimo stare. Kural Camminatrice. Guarda, c'è un morto. I Vamp. Allora, un Vamp mi sa che lo ammazzo. Perché c'è Mundo? Ah, perché è Uni. Okay. Penso che fosse mio. No, i Vamp li ammazzo perché rompono. Questo lo voglio. Vedi, sto andando sempre un po' a casa. Tanto suppongo che si sistemino anche loro, no? Però non credo si sistemino nella direzione in cui... che voglio io. Cioè, tipo, se mi trasferisco da uno all'altro, non è che in automatico è già lì per l'attacco che voglio. O forse sì. Perché comunque deve attaccare in quella direzione lì. Boh. Posso cambiare? Grazie. Che è bloccato? Perché è bloccato, raga? Ma con chi ce l'ho? Ah, con lui. Dai, combattete voi, fate voi. Senza problemi. Ottimo. Allora, mi sa che devo passare di qua, vero? Si può? No problem. Certo. Neanche chiamare Lance, no? Che dice un po' un mezzo armadio. No, no. Manda i due, va bene. Potevi mettere mio e... No, neanche Sena. Perché è già lei è potente, no? Non chiamiamola. Chi è che rompe? Ancora. Che palle che siete. Fatevi cacchi vostri. Devo ucciderli? Devo ucciderli. Dai. Forza. C'era tipo un qualcosa che tipo non faceva colpire gli umani? Cos'era? La monade forse? La monade mi sa che faceva meno danni agli umani e più danni ai Mechan. Non è l'esempio di adesso perché non l'abbiamo neanche noi. Ce l'ha mio per adesso però. Ok. Chi rimane? Tu? Dai, su. Allora, siamo saliti alcuni, ma vedo i nemici al 15 di base, quindi siamo sempre un po' sotto. Purtroppo. E lì mi tocca andare un po' indietro da quelli un po' più deboli. Anche se sono a gruppi. Che vuol dire ti hanno preso? Sono qua. The enemy's acting strangely. Something's off. Off how? Even when we engage, the other soldiers don't provide backup. It's like none of them have been given orders. You're overthinking it. I thought I was at first. Hey, Noah. Yeah. I agree with Tyon. It did seem kind of slow to respond. La nebbia. Oh no. Oh no!